Sì, dunque nel giugno scorso io e mio marito avevamo deciso, dopo un anno di lavoro, di fare un viaggio in Marocco e ci siamo rivolti alla nostra agenzia di fiducia, la quale ci ha proposto un pacchetto tutto compreso, che prevedeva, una settimana in tour nel deserto e l'altra settimana in un villaggio vacanze, ad un prezzo totale di 3.600 euro. Dunque, già 2 giorni prima della partenza si verifica il primo inconveniente perché ci comunicano di aver spostato il tour alla seconda settimana e il soggiorno in albergo alla prima. Noi invece volevamo fare l'inverso per arrivare in ufficio più riposati. Ciò nonostante accettiamo e partiamo lo stesso. La prima settimana devo dire che è andata bene, ci hanno addirittura sottoposto un test per conoscere il nostro gradimento e noi abbiamo dato all'albergo il massimo. I problemi però si sono verificati nella seconda settimana. La seconda settimana in tour è stata una vera e propria tragedia. Tragedia, Una per tragedia. qualche piccolo disguido. Sì, qualche piccolo Che cosa è disguido. successo Senta quella che seconda cosa è settimana? successo. Già quando siamo andati nel deserto si è rotto il motore del fuoristrada e siamo stati 4 ore fermi. Io, mio marito e l'autista e i soccorsi sono arrivati dopo lunghissimo tempo. Poi siamo arrivati all'albergo che era cambiato e non era più quello che ci avevano fatto vedere all'agenzia prima di partire. La stanza dell'albergo era in delle condizioni veramente pessime, c'erano sporco, muffa, insetti, era veramente ridotta, se mi permettete la parola, uno schifo. Poi, Quante cosa? lamentele. No, era veramente così, era, lei non so se si può rendere conto, cioè arrivare lì con i ragni, le cimici, non so, avrei voluto vedere lei al nostro posto. E poi, dunque, il vitto dell'albergo era soltanto, non prevedeva carne, c'era soltanto un buffet e l'aspetto del cibo era assolutamente pessimo e si figuri, signor giudice, mio marito si è anche sentito male una sera. Io non ho le prove, ma sicuramente il cibo ha avuto la sua parte, ne sono certa. Vorrei un attimo ancora una volta ribadire una questione che credo sia fondamentale. Così come non sono un arbitro, non sono neanche un giudice, nel senso che io non ho un'autorità impositiva che viene dallo Stato per poter dire ancora una volta chi ha ragione o chi ha torto. Se io sono qui è perché voi in tutta coscienza avete ritenuto che fosse opportuno tentare una conciliazione attraverso i servizi della Camera di Commercio qui di Firenze. Lo scopo, come voi sapete, è quello di addirittura, se possibile, evitare una lite, quindi se possibile di tenersi alla larga dai giudici per quanto possibile, anche perché ciascuno di voi sa bene magari quello cui può o potrebbe andare incontro se decideste di rivolgervi ad un'autorità giudiziaria. Dopo cosa è successo altro? Ah, una tubatura rotta dell'albergo ha fatto sì che i nostri bagagli fossero completamente allagati. La telecamera che stava all'interno di uno di questi si è danneggiata, poi dopo noi al ritorno l'abbiamo fatta riparare, ma il video delle nostre vacanze è andato completamente distrutto. Dopodiché l'aereo, quando siamo arrivati a ripartire da Marrakech, non si trovava più e abbiamo aspettato 6 ore prima di poter ripartire. Cioè, se le Ma sembra poco tutto questo, non so quante ne devo che dire. sentire? Signor Bianchi, siamo qui proprio per ascoltare, quindi credo che la signora avrà poi, immagino, già rivolto le sue rimostranze alla Delta Tour. Sì, noi siamo tornati e praticamente io ho fatto subito le rimostranze le ho rivolte alla mia agenzia di viaggi. Loro mi avevano assicurato che
avrebbero comunque risarcito tutti i nostri danni. Soltanto poi ci è arrivata di tutta risposta una lettera dalla Delta Tour che conteneva un bonus di 100 euro per un futuro viaggio. Ho capito, quindi questo ma tutto è stranamente perché loro sono dei viaggiatori inesperti, assolutamente. Come inesperti? Suo marito. Perdonatemi, cioè. Solo un secondo, il motivo per cui avevo chiesto alla signora se aveva già esposto le sue lamentele e mi sembra che abbia confermato di averlo fatto per iscritto, era proprio per permettere di capire se c'era qualcosa di più o di diverso di quello che già Delta Tour non conosceva. Comunque, anche se lei non giudica, sappia che noi chiediamo 1.800 euro, che ci sembra il prezzo giusto perché è la metà di quello che abbiamo pagato per il nostro viaggio, quindi ci è stata rovinata una settimana e vogliamo il prezzo corrispondente a questa settimana. Da quello che ho capito,